Oggi sciopero dei lavoratori del Gaetano Pini e siete sotto il Palazzo della Regione per chiedere cosa? Delle risposte riguardo appunto ai fondi che vengono stanziati per l'ospedale, per sapere appunto anche soprattutto se questi fondi ci sono e se sono destinati solo all'ente ospedaliero oppure se sono anche per noi lavoratori. Si parla anche soprattutto di tagli delle ore per noi lavoratori della Gaetano Pini. Si parla, per quanto riguarda in questo caso dell'ospedale Gaetano Pini, si parla di un taglio di più di 1 milione di euro. Stiamo parlando tra l'altro di quei cosiddetti poi servizi essenziali, no? Che non possono mancare nell'ospedale. Stiamo parlando delle pulizie e della mensa, quindi la pulizia delle sale operatorie, la mensa per i degenti. È chiaro che con un taglio dell'orario del 20% non si riesce neanche a capire poi come potrebbero essere garantiti questi servizi essenziali. Si immagina che una persona che lavora 20 ore settimanali o comunque che fa un part-time, se gli vengono tagliate le ore, rischia di lavorare 3 giorni a settimana. Quando si parla di persone che lavorano 3-4 ore al giorno, vuol dire mettere in grave difficoltà economica numerose famiglie. Il Presidente del Consiglio qualche tempo fa disse non lasceremo nessuno indietro, ma i continui tagli sullo Stato sociale, quindi sulla sanità, rischiano di lasciare diverse persone indietro. Ma il Presidente del Consiglio quest'estate aveva parlato di fondi, appunto dell'ente ospedaliero della sanità, che dovevano essere stanziati, appunto, che dovevano essere usati, stanziati per l'ospedale, l'ente ospedaliero, ma anche per i lavoratori. E questa cosa non è stata più menzionata, quindi non si è saputo più nulla. Oggi siete qui in sciopero, in un presidio sotto il Palazzo della Regione, cosa chiedete? Chiediamo di essere ricevuti e di capire come intendono risolvere questo problema, che è poi un problema che si ripercuoterà sui lavoratori, ma sui pazienti dell'ospedale anche. La domanda, scusami, spontanea è: ma dove sono gli altri sindacati, soprattutto i più grossi, in queste vertenze qui? Gli altri sindacati in queste vertenze non ci sono. Non ci sono perché oggi siamo una delle poche organizzazioni che in Italia ancora pratica il conflitto e intende il conflitto come uno strumento di riequilibrio delle disuguaglianze sociali e soprattutto come strumento per dare sostanzialità alla democrazia in questo paese. È chiaro che oggi agli occhi di tutti è possibile verificare che gli altri sindacati non ci sono. C'è la CUP e ci sono pochi altri, che sono soprattutto quelli che non hanno firmato il testo unico del 10 gennaio 2014, cioè il modello di relazioni industriali di stampo marchionniano, chiamiamolo così.